è giunto il momento di scendere nella cripta di San Nicola. Nel primo pianerottolo, quasi un anticipo, incontriamo di nuovo Nostra Signora della Consolazione, pittura di Juan Barba. È un grande quadro che raffigura la Vergine nello stile di tanti quadri dei secoli XVI e XVII. Maria avvolge con il suo ampio manto gli agostiniani recoletti, rappresentati dai loro santi e soprattutto da Sant'Agostino e Santa Monica. Il corpo di Maria si staglia stilizzato nei lineamenti che ricordano El Greco. La sua veste è di un bianco luminoso e il suo manto si avvolge sopra un fulgore nella forma di V trionfale. Continuiamo a scendere. In un ampio spazio antistante la cripta appare d'improvviso, in un angolo, un impressionante crocifisso chiamato Cristo della Riconciliazione. Lo scolpì in noce in dimensioni superiori al naturale e con anatomia vigorosa e precisa Antonio Martinez Peneglia, che ha voluto offrirci non il Cristo straziato e accasciato dal dolore, ma il Cristo che si avvia alla morte per amore per darci il suo perdono. Questa contemplazione introduce alla comprensione del senso teologico della cripta. Da questo stesso piano, svoltando a destra, ci si offre alla vista un intreccio di colori e di luce, l'oggetto della nostra visita. Le pitture di Juan Barba nella cripta dedicata a San Nicola da Tolentino. Vediamo un crocifisso senza croce che spicca in uno sfondo scintillante. Ci sentiamo attratti da uno strano fascino e ci addentriamo nella cripta. Un mondo disseminato di figure e di colori appare in un grande murale di 32 metri di lunghezza e di 130 metri quadrati. Le figure sono dipinte sui muri della cripta, che è ubicata al centro stesso sotto la chiesa ed ha una perfetta circonferenza di 5 metri e mezzo di altezza al centro e di 3 metri e mezzo nei muri. Il murale seduce immediatamente. Le pitture più grandi del naturale sembrano abbracciare lo spettatore. Barba utilizzò una tecnica particolare basata sull'olio, non sull'affresco tradizionale, che alla pittura dà un colore intenso e pieghe agili e leggere. La cripta è l'opera maggiore di Juan Barba, il suo capolavoro. L'artista, un uomo piccolo e irrequieto, pensieroso e chiuso, ci confidò aspetti personali della sua vita e della sua opera. Ecco il suo pensiero. Per me la pittura si ispira molto alla religione. La mia pittura non cerca la bellezza formale, ma il palpito della vita con la sua passione, con il suo vigore fatto anch'esso di difetti. Quando mi commissionarono l'opera, venni in questo luogo che non era ancora ultimato. Mi immaginai una prima bozza con le sue luci e le sue ombre, come se il muro fosse uno schermo panoramico di cinemascope. Abbozzando la figura di San Nicola da Tolentino, immaginò con libertà un mondo ricco di valori pittorici e teologici. Divisi il muro in 5 grandi riquadri. Quello centrale con la figura radiosa e luminosa di Cristo crocifisso, avvolto nel fulgore del Padre e dello Spirito. Nel riquadro di sinistra il santo di Tolentino in due scomparti, in uno mentre predica al popolo e in quello più vicino al centro mentre celebra l'Eucaristia. Nel riquadro di destra, per contrasto, un mondo bisognoso di luce e di bellezza. In uno scomparto il purgatorio e nell'altro l'arrivo dei primi agostiniani recoletti nelle terre pagane delle Filippine. In verità, la scena centrale sembra irradiare la sua luce dando significato a tutta la cripta. Il corpo esile e vibrante di Cristo crocifisso pende diritto, in piedi, teso, quasi spiritualizzato, senza croce, senza chiodi, leggero. Lo Spirito Santo è questa vampa ascensionale. Il Padre si intravede nel biancore più intenso che quasi prende forma nella mano sinistra che accarezza il fianco del suo Figlio. Mi piace specialmente questo gesto, pregno di significato, che rende dolce la morte di Cristo con la testa reclinata in posizione di offerta e di abbandono alla volontà del Padre.
Due scene uniscono i quadri laterali con la scena centrale. Gli angeli sono le creature più vicine alla Santissima Trinità. Sono corporizzati. A destra aiutano le anime del Purgatorio nella trasfigurazione che le rende capaci di essere avvolte dalla luce vivente di Dio. A sinistra presentano alla Santissima Trinità i meriti di Cristo. Iniziamo dalla parte sinistra, dedicata a due scene della vita di San Nicola. La prima ci presenta il santo mentre predica a una folla numerosa e l'altra, più vicina all'altare, ci presenta il santo mentre celebra la messa. Un grande masso serve per dividere le due scene. Questo masso evoca la sorgente di Meriba, simbolo di Cristo secondo l'interpretazione di San Giovanni e di San Paolo, con la quale Mosè saziò miracolosamente la sete del popolo. La parola che il santo annunzia e l'Eucaristia che celebra sono la sorgente di Dio a favore degli uomini. Per questo un gruppo eterogeneo dalle due parti della roccia cerca di saziare la propria sete, alcuni bevendo direttamente, altri riempendo le anfore. Il santo spicca nitidamente con la sua aureola e le braccia in alto, un braccio in atteggiamento di preghiera e l'altro di predicazione, ma la sua figura si fa piccola davanti all'enormità delle miserie umane. Un insieme di figure dolenti di chiara matrice goiesca, con lineamenti appena abbozzati, fa da sfondo. Un cielo cupo domina la parte superiore. Qua e là, qualche figura più definita personalizza le diverse esperienze di vita. Una famiglia, una madre che, mentre ascolta assorta, porge al santo il suo figlioletto, un bimbo che richiama la stile del Murillo. Ma due sono le scene principali. In una, due uomini carichi di enormi croci legate alle braccia portano il peso non sull'omero ma sulla spalla, come se il destino dell'uomo fosse di camminare nella sua condizione debole, curvo, senza prospettiva di salvezza. Ma essi non sono uomini condannati in preda al tormento, sono due cristiani. Chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua. La penitenza è la coscienza che l'uomo ha di potersi redimere seguendo Cristo da qualunque miseria o colpa. Nell'altra scena, facendo sintesi di tutto l'insieme in un ampio spazio vuoto, un epilettico giace livido, cupo e verdastro su un grande lenzuolo giallo. Il suo grande corpo nudo, quasi apparizione violenta, forse fu suggerito dalla scoperta del corpo di San Marco del Tintoretto o dall'Aoconte di El Greco. La sua testa è piccola, sproporzionata, coperta di capelli che sono squame di serpenti come quelle della Medusa. Una donna dalla folta chioma, con molta tenerezza e affetto, cerca di sostenerlo e di rialzarlo. Questi sono io, sì. L'infermo che si arrotola per terra, che fa soffrire coloro che gli passano vicino, spinto forse da un grande ideale, ma di fatto caricando sugli altri il peso delle mie fissazioni e della mia povertà. La donna è la mia sposa, ritratta con quella sua particolare dolcezza che delicatamente mi solleva e mi sostiene. C'è una carità che ravviva la fede, conserva la speranza e rende soave il peso della vita.